Ci tengo a precisare che, nonostante tutto quello che è successo, ecco, l'amore nei tuoi confronti non cambierà, sarà sempre lo stesso, Tu sei e resterai la cosa più importante, più di tutto e di tutti. E dove andrò? Quale sarà la mia casa? Ma potrai stare qua in città, oppure andare a vivere nella villa in campagna con mamma e Saverio, oppure potrai stare un poco qua e un poco là, come vuoi tu, hai capito? Alessia, mamma, come stai? E come vuoi che sia, ho solo una gran voglia di vomitare. Alessia, perdonami, a mamma se ti ho detto tutto in modo così aggressivo, ma tuo padre mi aveva fatto arrabbiare e io non sono riuscita a controllarmi. Alessia, ma ti giuro che tra noi non cambierà niente, tu per me sei sempre la cosa più importante di tutto e di tutti, e basta con questa storia, dite sempre le stesse cose. Tu e papà mi sembrate un disco rotto, io non vi sopporto più. Ma che pensate, che solo voi con i vostri problemi, i vostri progetti, anch'io le mie ambizioni? Ma certo, tesoro, e noi ti aiuteremo a realizzarli, vero Bruno? Anch'io i miei problemi, i miei casini da risolvere. Non ti preoccupare, ecco, se tu vorrai noi ti daremo una mano, siamo qua per te, capito? Siete proprio sicuri? Sicurissimi, tesoro. E va bene, e allora ve lo dico. Mamma? Papà? Sì, dici. Sono incinta, ecco, come detto. Incinta, Alessia, ma che dici? Ma sei sicura? Sì, sono incinta. Ho fatto il test ben 3 volte. Aspetto un bambino. Un bambino? Ma come un bambino? È un bambino, te lo ricordi come ha fatto bambino. Un bambino? Guè, te lo ricordi? Dio mio, io non ci posso credere. Ma mi sento male. Io avevo pensato di tutto questa sera, ma voi mi avete anticipato. Ah, a volte la pubblicità viene proprio a puntino. C'è chi si fa un caffè, chi va nel bagno, chi si fuma una bella sigaretta. Ma è successo qualche cosa? Avete deciso qualcosa? Uè, ma che è questa rida funerale? Non ha nessun funerale, c'è solo un'altra novità. Ancora? E io che credevo che avevo raggiunto il top. No, mancava la ciliegina sulla torta. Ah, e che sarebbe questa ciliegina? Nonna, sono incinta. Tu, ma Alessia, tu incinta? Ma che stai dicendo che stai incinta? Eh sì, proprio così. Pece di una fiction. Non è vero, nonno, dimmi che non è vero. Sì, nonna, sono incinta. Disgraziata, ma ti rendi conto che casino combinato? Tu tieni solo 15 anni, tieni! E che ti pensi che le stronzate si fanno solo a 40? E quello è l'età, le sue stronzate!